Questi sono tre giovani ghippi sequestrati dal corpo forestale dello Stato, una persona che li teneva in voliera. Ci troviamo anche in questo caso davanti a un episodio di depredazione per scopi ornamentali o commerciali. Adesso li mettiamo in un'ampia voliera, in uno spazio più grande, per fargli acquisire buone capacità di volo, perché hanno il piumaggio leggermente rovinato. Quando saranno in grado di volare, avranno completato la muta, saranno restituiti alla natura. Questo è il primo. Ecco il secondo. Sono abbastanza combattivi. I ghepi sono dei falchi, sono dei rapaci diurni che vengono classificati come falchi veri. Sono molto aggressivi, molto combattivi ed hanno un volo rapidissimo. Inseriamo anche questo nella voliera. Ecco il terzo, anch'esso vedete come aggressivo, mi pizzica, lo inseriamo insieme ai suoi fratelli. Diciamo che il ghepio ha una caratteristica che quando è libero ed è sulla zona di caccia fa lo spirito santo, cioè batte ripetutamente le ali contro vento per rimanere quasi fermo in volo, così scruta bene il terreno sottostante e appena vede una preda gli si fionda addosso per ghermirla con gli artigli. Le sue prede preferite sono piccoli mammiferi come dei topolini di campagna e anche dei grossi insetti quali ad esempio dei coleotteri. Possiamo ancora vedere l'aggressività, mi ha anche fatto uscire un po' di sangue. Adesso lo inseriamo nella voliera. Thank you.